Ciao e bentornati sul canale. Oggi parliamo di Capsule Wardrobe, come vedete dal titolo, episodio numero 2, perché questo è il secondo autunno-inverno consecutivo che ho deciso di organizzare il mio armadio. E in realtà c'è stata prima la primavera-estate, però non l'abbiamo vista quella puntata, lasciamo perdere. Di decidere appunto di organizzare il mio armadio secondo le regole della Capsule Wardrobe. Vi lascio il link nell'info box del mio primo video in cui ve ne parlo in maniera più specifica, più dettagliata, vi do delle informazioni un po' più precise. Adesso vi faccio un recap generale proprio per andare poi nel succo degli abiti, che so che sono quelli che volete vedere. Che cos'è la capsule wardrobe? Praticamente prevede di organizzare l'armadio con un tot di abiti da reinterpretare tra loro, quindi c'è anche l'idea un po' di riuscire a creare vari look diversi con, faccio per dire, 10 pezzi di parti di sopra, quindi 5 magliette, eccetera, 5 bluse, una giacca, eccetera, e di cambiarli stagionalmente, in teoria ogni 3 mesi, perché questa capsule segue l'andamento delle stagioni, poi nella pratica oggi fa ancora caldo, non siamo realmente in autunno, quindi va un po' rivista il change dei 3 mesi. Io l'anno scorso sono partita da zero, quindi ho guardato tutti i miei abiti durante il cambio di stagione, ho deciso cosa tenere e cosa non tenere, ho fatto una pila dei forse che mi sono serviti poi quando mi accorgevo che quei capi selezionati magari non li mettevo più, li toglievo, perché ne so, il maglione grigio non lo mettevo più, lo toglievo e inserivo un'altra cosa e quindi facevo ruotare. Salute! Mantenendo sempre tot di pezzi stabiliti. In realtà quest'anno, ma anche già durante la primavera-estate e verso la fine dell'autunno-inverno scorso, mi sono resa conto che la precisione dei capi è una cosa troppo nelle regole per come sono fatta io. E quindi magari non ho i capi fissi, tipo 15 pantaloni, ma il numero può variare, mantenendo sempre forte il concetto che c'è di fondo. Il concetto di fondo è quello di usare i vestiti che si hanno, di non andare a comprare ogni settimana un maglione nuovo, di usare quello che si è comprato, di non lasciar sepolti negli armadi abiti con il cartellino, cose che magari si sono messe un paio di volte e basta, e lasciarle lì a poltrire per stagioni, 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 e appunto selezionarle ed eliminare le cose che non mettiamo più, che non ci vanno più bene, che non ci piacciono più, che non sono più in linea con i nostri gusti. Quindi questo, che sta alla base appunto del concetto di, in generale, di capsule wardrobe, è quello che mi interessa. Parliamo di pro e di contro. Un pro sicuramente eclatante è il fatto che non ci riempiamo di vestiti che non mettiamo, seguito dal non spendiamo un sacco di soldi in vestiti che mettiamo 2 volte. Ma lì è sempre soggettivo, dipende da cosa ci piace acquistare, da che fascia di prezzo ci piace, in che fascia di prezzo ci piace investire, nei marchi, eccetera. E un altro pro è che non mi sono ritrovata a questo cambio di stagione con tante cose da buttare, perché buttare sempre tra virgolette, perché a meno che le cose non siano sgualcite, immettibili e rovinatissime, sì, è sempre bene regalarle o passarle comunque a qualcuno che ne potrà fare un uso migliore rispetto a noi. Quindi non mi sono trovata a scartare, ecco, scartare tantissimi vestiti e mi sono trovata con tanto spazio, perché so che cosa mettere, la mattina è molto più veloce, già mi ricordo l'anno scorso io ero velocissima la mattina nel decidere che cosa mettere, sì, certo, hai sempre quelle cose, però con un po' di inventiva e qualche accessorio giusto è facile cambiare, no? Quindi quest'autunno-inverno ve lo rifaccio vedere, ma non faccio come l'anno scorso che avevo fatto un haul insieme alla Capsule Wardrobe, dove vi avevo fatto vedere tutti i vestiti che avevo deciso di tenere. No, questa volta ho selezionato i capi iconici, cioè i 10 pezzi, sono 10, che ci sono nella mia Capsule Wardrobe. Quindi ho inserito anche accessori, borse, vi faccio vedere un po' di tutto. Io inizierei dai capi spalla, dalle giacche. La prima cosa che viene alla mente è il blazer. Chi di noi non ama il blazer? Io ne ho preso uno rappresentativo che tra l'altro oggi sono andata in giro per negozi e questa fantasia era praticamente ovunque. Questo è un blazer dell'anno scorso di SHEINside, è una giacca senza bottoni, quindi taglio maschile e abbastanza pesantina, cioè messa d'inverno con una maglietta manica lunga di cotone, semplicissima, basic, va benissimo, con sotto una camicia la si può mettere tranquillamente, è abbastanza sottile, quindi sotto le giacche, sotto i cappotti non fa spessore.
E questo è un modello rappresentativo, ma nei negozi ce ne sono tantissimi di tantissime fantasie diverse. Aprite l'info box perché vi scriverò tutte le marche, se dovesse sfuggirmi di dirvelo durante lo show, però andate a controllare sotto. Secondo capospalla, il chiodo di pelle. In realtà il mio è in ecopelle, è il classico biker, quindi abbiamo la cintura in vita, il modello è corto in vita, proprio come un classico biker che si abbottona ancora laterale. Questo è nero, c'è cioè in altri tantissimi colori ed è di Zara ed è un'ecopelle abbastanza morbida. Sì, anche l'odore è buono. Questo è un capo che quando metto, e lo metto praticamente tantissimo da quando l'ho comprato, questo credo che sia stato uno di quegli acquisti intelligenti della serie, l'ho comprato da quel momento in poi, l'ho messo per anni in qualsiasi stagione, sto parlando del 100 grammi. I 100 grammi sono questi giubbini simil piumino, in realtà 100 grammi perché se voi lo arrotolate tutto, lo accartocciate tutto, ve lo mettete in borsa tranquillamente, nascono come giacche da mettere sotto le tute da sci, perché appunto hanno questa azione antivento. Il mio è nero ed è di Stradivarius, ma io l'ho acquistato 4 anni fa, 5 anni fa, tantissimo, veramente tantissimo, ma lo trovate in ogni catena, lo fa H&M, l'ho visto da Pinky, l'ho visto da Stradivarius un'altra volta, mi fanno anche il modello lungo, il mio è il modellino corto, perché quando lo comprai io c'era solo la variante corta, non era ancora uscito il modello un po' più lungo. Io mi ci trovo bene perché lo metto sia in autunno, lo metto in inverno se sopra metto una mantella di lana, lo metto sotto magari un cappottino, si può mettere tranquillamente sotto uno di quei cappotti oversize, quindi questo ci ripara dal freddo, il cappotto ci fa un po' style. Oppure in primavera, in autunno, in inverno si mette sempre ed è comodo. Io lo porto anche quando viaggio perché non occupa spazio e risolve secondo me un sacco di momenti amletici con il tempo. Sì. Veniamo ad un acquisto che ho fatto oggi, perché questo video l'avevo già registrato, quello della Capsule Wardrobe, ma nel frattempo poi ho inserito dei pezzi e quindi rifacciamolo da capo. E sto parlando dell'ultimo capospalla, il cappottino. Questa è la stagione del cappottino. Il cappottino è in tutte le salse, in tutte le fantasie, in tutti i colori. Io devo ancora tirare fuori, devo dire la verità, dal mio armadio i cappotti, i giacconi, i pellicciotti, perché non fa, a Roma non fa ancora freddissimo. A parte la mattina presto, ma oggi pomeriggio ero col maglioncino e stavo benissimo. Quindi cappottino, un cappottino bellissimo che mi sono innamorata quando l'ho visto, non dovevo comprarmi il cappottino, ma ci è scappato. È questo qua. Lunghezza metà coscia, stile over, quindi morbido, morbidissimo, non ha cerniere, non ha bottoni se non un bottone qui. La manica è una manica larga. Questa similana, adesso vi dico che materiale è, poliestere e acrilico. Ed è di Soho. Soho è un negozio che mi vedete taggare sempre nelle mie Instagram stories la mattina quando esco per andare a lavoro e vi faccio vedere che cosa mi sono messa. Io non so se Soho sia rivenduto in tutta Italia o solo qua a Roma e nel Lazio, però sono appunto dei negozi di no brand, cioè il brand è Soho, ma in realtà io molte cose che acquisto da loro poi le vedo anche nei negozi senza marchio, chiamiamoli così, quindi di pronto moda, insomma, di capi che si acquistano all'ingrosso e poi ognuno rivende. Questa è una taglia unica. La cosa che mi piace di Soho rispetto anche ad altri negozi tipo catene è che le loro taglie uniche sono taglie uniche normali. Non è una taglia unica small, è secondo me una media comoda che appunto quando prendete poi dei capi oversize state tranquille perché sono un pochino più abbondanti rispetto al normale. Anche le loro bluse taglia unica, io sono una ML dipende e mi vanno benissimo. Non ho mai provato vestitini un po' troppo particolari oppure gonne e pantaloni che vedo troppo stretti perché lì so già di non entrarci, li vedo proprio a vista che sono piccoli, però per tutto il resto, per i capi di sopra, diciamo dalla vita in su, con le taglie uniche di Soho mi trovo bene. Quindi questo è il mio nuovo cappottino preferito che da stasera mi metto. Passiamo ora ai maglioncini,
maglioncini, sì. E vi faccio vedere solo quelle cose che potete trovare adesso nei, nei negozi, quindi solo quelle cose che ho acquistato o per rimpiazzare altre che avevo o per cambiare altre che non mi piacevano più. Il primo ed il più carino è questo. Questo è un maglioncino di H&M che trovate adesso nei negozi. È questo maglioncino oversize, stampa glitter argento e nero. Io ho preso una taglia M. L'avete visto su Instagram perché me lo sono portata il weekend, due weekend fa, che con Margot siamo andati da mia nonna in Puglia, e quindi con questo io sono stata benissimo perché c'era ancora caldino, ma non troppo perché lì è sempre ventilato ed è molto molto bello. Tra l'altro adesso io l'ho acquistato in promo, nel senso che costava tipo 39,90, l'avevo già visto ma non l'avevo comprato. Quando poi sono andata a rifarmi un giro da H&M, che rimane il mio negozio preferito, l'ho trovato a 19,90 e quindi hanno abbassato il prezzo. E se lo trovate a prezzo abbassato oppure guardate online, è veramente carino. È un po' più strutturato, quindi lo sentite anche al tatto che non è il classico basic, morbidoso, semplicioso. Questo è un po' più strutturato e secondo me sia con un pantalone nero che con un jeans, oppure io l'ho già immaginato con un jeans blu che ho a zampa, blu scuro a zampa e un tronchetto nero, secondo me è un outfit fatto molto semplicemente. Questa l'ho acquistata in due colori e stavo cercando dei capi molto basic perché mi rendo conto che è lo stile che mi piace di più. Tutti i giorni mi piace proprio vestirmi molto semplice, molto lineare, molto basic appunto, e cercavo dei lupetti un po' più caldi, quindi non il classico lupetto fatto a maglia, a collo alto, ma proprio alto, non a mezzo collo. E li ho trovati anche dopo vostro consiglio sui direct, appunto vi avevo chiesto dove trovarli perché io andavo nei negozi e non li trovavo così semplici come li cercavo. Questi li ho acquistati da Piazza Italia. Ho preso questo qui, vedete, è molto molto semplice, con l'elastico in vita, quindi non fa l'effetto oversize ma viene un pochino più rimborsato, ha la manica lunga, sempre con il polsino elastico, e il lupetto è proprio un lupetto che poi voi rigirate e vi sta proprio bene, bene accollato. I colori che avevano sono appunto questi, sono tutti dei melange. Io ho preso questo sul blu e quello sul grigio. Non c'erano tinta unita, di questo modello non c'erano tinta unita, di altri modelli sì, ma non mi piacevano come questo. E l'altro che ho preso appunto grigio, ma sembra quasi nero. Il melange si vede poco, ma c'è. Sempre in tema di maglioncini e lupettini eccetera, invece questo lo trovate da H&M, tutto quello, vi ripeto, lo trovate ancora, cioè ancora se guardate il video quest'anno. L'altro che vi faccio vedere l'ho dovuto recuperare dalla cesta dei panni sporchi, quindi è un po' sdrucito, ma è questo a coste con un mezzo lupetto, è esattamente un mezzo lupettino, ed ha questa trama, si vede la trama? Si vede la trama a costine, però morbido. Questo io ho preso una L perché non lo volevo attillato, non lo volevo aderente, lo volevo comodo, cioè che non mi segnasse troppo, e quindi una L era anche di lunghezza giusta. L'ultimo che vi faccio vedere sono i classici sweaters. Sweater si chiamano così? Questo è di Zara, ve lo faccio vedere come ce l'ho io a righe, ma ci sono di tutti i colori e sono questi cardigan. Mi piaceva perché ha il polsino giallo, è leggerino, non è, quindi io lo abbino sempre sotto con una canotta o una t-shirt, dipende, ma appunto è lungo giusto. Io ho preso una M, veste morbido, veste comodo, quindi non è attillato assolutamente. La particolarità, stavo cercando una di queste maglie un po' più pesantine rispetto a una maglia a maniche lunghe semplice, ma non un maglioncino invernale, e quindi ho scelto questo a righe perché la particolarità del giallo mi faceva impazzire, non so, trovo che sia un abbinamento che mi piace molto. Non vi ho detto che è sempre cosa buona e giusta nel vostro armadio possedere una t-shirt bianca, perché io stessa sono ancora alla ricerca delle t-shirt bianche, non lo so, e forse non esiste quella che cerco io. Comunque, skippiamo le t-shirt perché tanto, anche per averle comprate per prova, ne abbiamo tantissime, e passiamo alle bluse e camicie. Soprattutto in primavera e in autunno la blusa risolve sempre un problema perché è un po' più impegnativa rispetto a una maglietta, ma non troppo. Vi faccio vedere quelle che ho scelto per voi.
una classica, classicissima grigia, che il grigio rimarrà per sempre il mio colore preferito, sia nella tonalità pigiamino a salire in colore più scuro, è questa. Questa è sempre di Soho, anche questa le trovate in tantissimi altri negozi. La cosa che mi piace di questa qui è che, essendo tagliata sotto il seno, ma non troppo, non fa l'effetto prima man o non enfatizza il seno grosso se l'avete, la nasce comunque morbida e lunga, perché copre, arriva a sedere più o meno, arriva più o meno a sedere, quindi mi piace. La manichina è a tre quarti, però questa qui io la indosso anche con, ho un cardigan di quei maglioncioni grandi, senza, che fanno anche da cappotto volendo, grigio scuro, e questa ce la metto sempre e fa un bel insieme. L'altra camicia che ho scelto, ma ho scelto per il modello e per il tessuto e per la proposta, che viene riproposta praticamente ogni anno, è questa qui. Questa è la classica camicia in simil seta, ma ovviamente non è seta, è di H&M. Mi piace molto questo color tortora chiaro, perché è un colore neutro, e i colori neutri alla fine li abbiniamo con qualsiasi cosa, nei limiti, insomma, non proprio con tutto, però con molto. Molto leggera, lunga al giusto, si può indossare anche all'interno del jeans. Io la porto di solito così, la metto sempre con un jeans. Mi piace l'abbinamento color jeans, denim e tortora chiaro. E queste le trovate in qualsiasi stagione, il concetto è proprio di un capo semplice e fresco da indossare. Salto le gonne e i vestiti, perché non me la sento ancora di mettere le calze, quindi non ho ancora fatto un repulisti fra i vestiti che ho tirato fuori, e la gonna, se non è inverno, è difficile che io la metta. Quindi passiamo ai pantaloni. Classico denim, da tenere sempre. A me in autunno e inverno piace il lavaggio un po' più scuro, non lo so perché, ma non riesco a mettere il jeans con lavaggio chiaro quando fa freddo, con un cappotto, con un giacchino. Lo associo al periodo caldo, quindi al periodo primaverile estivo, e quando poi si tratta di inverno li tolgo tutti e li ripongo per l'anno dopo. Quindi quelli che ho e che mi piacciono di più sono questi al momento. Sono semplici, dritti, col fondo così, sono anche questi di Soho. Questi non sono dei taglia unica, ovviamente, ma vanno a taglie, sono elasticizzati e non hanno strappi, perché lo strappo mi ha stufato, e quindi ho tolto tutti i jeans che avevo strappati, perché non ce la faccio più, anche perché ormai non erano più semplicemente strappati, ma erano diventati degli shorts, perché avevano dei buchi talmente grandi che l'altro giorno avevo indossato quello di H&M, che ho tenuto perché mi piace proprio come veste, ma ho praticamente mezza coscia e il ginocchio fuori e avevo freddo, quindi li ho tolti, li mettiamo l'anno prossimo. E poi inizia quest'anno ufficialmente, adesso scrivetemi anche sotto nei commenti se sapete dove devo guardare, la ricerca dei pantaloni. Io mi sono ritrovata solo ad avere pantaloni neri, che non vi faccio vedere perché sono pantaloni semplicissimi, che almeno uno nell'armadio ci abbiamo tutti, e voglio dei pantaloni un po' più strutturati, ma anche mettibili da tutti i giorni, ecco, voglio quella via di mezzo. Per il momento ne ho trovato solo uno da Zara, in realtà ne avevo trovato anche uno da Soho, ve lo dicevo nelle stories di Instagram, ma era un modello che doveva arrivare alla caviglia, ma a me arrivava un poco più sotto della fine del polpaccio, quindi in inverno ho pensato che avevo un po' freddo, poi col calzino fuori non me l'ero immaginato bene, quindi è rimasto lì, ma la fantasia mi piaceva molto. Però ha rimediato Zara ha tirato fuori questi pantaloni qua, che sono dei pantaloni culotte, perché hanno appunto la gamba più ampia, quindi sono il classico culotte, pantalone a culotte nella versione autunno-inverno, senza cerniera, senza cucitura, ma elastici, finto taschino e vere tasche dove mettere le mani, con questa cinturina appunto, che poi voi chiudete e fate un fiocchetto. Questa è la fantasia piede pull. Hanno fatto un pantalone che secondo me veste bene a chi non è propriamente un grissino, nel senso che io con Zara faccio sempre fatica, perché a volte alcuni pantaloni non seguono proprio le forme. Se hai la coscia un pochino più grande del normale, o non sei proprio tagliata su misura per quel pantalone, è immettibile, e molto spesso mi capita così in da Zara. Con questo pantalone no, quindi lo potete provare tranquillamente, costa sui 20 euro.
Mi ha colpito la cosa che arriva fino alla taglia XXL. Io, per regolarvi, ecco, ho preso una L che mi è giusta, lo porto un pochino a vita alta, è giusto di cavallo, di lunghezza, è perfetto. Poca scelta di colori, a parte questa fantasia piede pull, c'era solo nero e grigio scuro melange. Io non volevo nessun colore di pantaloni che potevo già avere, tipo nero o grigio scuro melange, perché poi veramente divento mi vesto solo di grigio scuro melange, e quindi ho scelto questo. Speriamo che li facciano in altri colori. Comunque, se sapete consigliarmi dove cercare dei bei pantaloni portabili anche da tutti i giorni, ma non, quindi non troppo impegnativi, troppo fantasiosi, insomma invernali e carini, fatemelo sapere nei commenti, perché io continuerò a cercarli. Non mi sembra vero, ma con gli abiti abbiamo finito, quindi passiamo agli accessori. Primo accessorio che vi mostro è la mia borsa da battaglia, ovvero quella borsa che metterò tutti i giorni. Stavo cercando una borsa così, di questa stessa forma di quella che vi faccio vedere adesso. Facile da abbinare, comoda da portare, economica perché la voglio usare proprio fino alla sua distruzione, ci voglio caricare tutto e di più, ma non troppo grande perché sennò la sovraccarico. Quindi era una scelta un po' difficile, ha vinto una borsa. Ha vinto lei! Questa è una borsa di H&M della linea Divided, costa, se non adesso non ricordo se 14,90 o 19,90, comunque meno di 20 euro. È comoda da portare perché la spalla è giusta, semplicissima. Questo è in un simile scamosciato, la trovate nella linea Divided, perché nella linea classica H&M ce n'è un'altra, ma non so perché quella non mi aveva, non mi piaceva. E all'interno in ecopelle finta, semplicissima, ed è già piena di tutte le mie cose. Questa è diventata praticamente la borsa che ho sempre, tutti i giorni, a meno che qualche giorno non cambio borsa per abbinarla, o magari non vado a lavorare quindi non la metto, però diciamo che è la mia borsa da lavoro. Un altro accessorio che ho acquistato e vi volevo far vedere, perché penso che diventerà la mia cintura forever and ever, è questa qua. Questa è una semplice cintura con questa fibbia, praticamente la trovate ovunque, provate a cercare su ASOS se non la trovate nei negozi, perché la trovate ormai in tutti i negozi, ne ho viste. Ci sono sia quelle doppie, quindi quelle che vanno sotto la vita, che hanno appunto una fibbia qua e un'altra qua, ma a me quelle non piacevano, volevo una cintura da mettere proprio nei pantaloni, nei passanti, e ho trovato questa, e questa mi piace tantissimo. Parliamo ora delle fasce per i capelli, perché io sono andata in fissa e credo che sarà la fissa il trend che mi conquisterà di più per tutto l'autunno barra in più inverno di quest'anno, e sono le fasce. Io ne ho tre e ve le faccio vedere tutte e tre. Allora, la prima, quella più semplice che ho, è questa, e questa è una similanetta, la trovate sempre da H&M, costano mi sembra sui 5 euro, 7 euro, una cosa così, proprio la classica fascia. Questa è in grigio chiaro e c'era anche la variante rosa cipria. Io l'ho preferita in grigio chiaro perché avendo un cappotto grigio. Le altre due invece che vi faccio vedere sono bellissime. Io vi faccio vedere queste fasce e vi invito ad andarle a vedere sullo shop di chi le realizza. Sono le fasce per capelli di MV Loves, la trovate su Instagram, ma trovate anche il suo shop online. Maria Vittoria realizza un sacco di cose a mano, fatte proprio da lei e cucite da lei. Io sono rimasta colpita dalle fasce. Fa fasce così grandi, fa turbanti, fa fasce un pochino più sottili. Comunque vi lascio il link del suo shop. E la prima che ho acquistato, e ho acquistato più o meno credo fosse fine estate, non vorrei sbagliarmi, è questa. Io non sono capace di metterle come lei, quindi mi vedete poco indossarle, però questa è un pochino più particolare. Il tessuto è afro, si chiama wax ed è tutta tutta glitterata. Il concetto è proprio quello di metterle a mo' di fascia barra turbante. Ecco, adesso lo stile è più o meno questo. Ora io non l'ho messa bene, non riesco a vedermi bene lì, poi ci ho bisogno di un po' più tempo. Cioè, lo fa con una destrezza e una facilità pazzesca, io no. Se ci prendete la mano non è difficile capire come metterla, poi se giocate un po' di fantasia potete anche trovare dei modi alternativi. L'ho messa poco perché
dovevo prendermela in estate, non a fine estate, l'avrei sfruttata sicuramente di più e quindi ho recuperato e ho acquistato questa. Queste sono le versioni invernali in lana. In realtà questa che ho scelto io, adesso non mi ricordo più il numero che ha sullo shop, sul sito, comunque se recupero l'ordine che ho fatto ve lo scrivo. È un po' più cicciottosa rispetto alle altre, ma mi piaceva la trama, il fatto che avesse questo filo d'oro all'interno. E qui stesso discorso, facciamo sempre finta che io la stia mettendo bene. Stesso discorso, vabbè, questo è venuto ancora peggio, pazienza, apprezzate lo sforzo. Stesso discorso dovrebbe appunto fare la maxi fascia, che poi scalda proprio tutta la testa, perché come potete vedere è abbastanza ampia. E niente, quindi io sono in fissa con questi turbanti cappelli e mi sbizzarrerò quest'inverno. Ultima categoria sono le scarpe, e qua non vi faccio vedere tutte le scarpe che ho deciso di tenere, quelle che non ho deciso di tenere, ma solo quelle che ho acquistato appositamente per quest'autunno barra inverno. Una sneakers che volevo da tanto, tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo era questa di Nike. Il modello è Cortez, che avete visto, se non lo riconoscete, il colore classico è rosso e blu. E questa invece è fucsia, semplicemente perché io l'ho acquistato nella taglia da bambina, che è in realtà un 38,5. Potete andarla ad acquistare nel reparto appunto bimbi, bimbe, e costano anche, di solito io le acquisto tutte le scarpe da ginnastica, le Stan Smith, le Nike in generale, acquisto sempre i numeri da bambina e risparmio anche un bel po', e quindi questa è la mia scelta. Devo trovare assolutamente un bel maglioncione, ma bello, di questo punto di fucsia per abbinarla col jeans, e poi sono felice e realizzata. Un'altra scarpa che ho messo già tantissimo, e adesso non lo so se abbandonerò quando farà freddo, boh, è questo, ed è il classico fantastico mocassino di H&M, che avete cercato tantissime, mi avete sempre scritto non lo trovo, non lo trovo. Provate anche a guardare online quando non li trovate nei negozi, perché queste catene che hanno un giro veloce di abiti, nel senso che da una settimana all'altra trovate sempre tutto rivoluzionato e non trovate più le stesse cose, sono così, quindi se io vado oggi magari la trovo, voi andate fra 2 settimane e non lo trovate più. Guardate online. Questo è il classico mocassino, semplice, mi piaceva la versione, avevo la versione ciabatta questa primavera estate che ho messo tantissimo. Non era di H&M, era di Pull&Bear, comunque sempre il solito discorso, era così ma aperto. Io di queste scarpe ho preso un 39, in realtà io nella vita sono un 38,5 perfetto, però alcune magari che non fanno i mezzi numeri o fanno un 38 abbondante o un 39 un po' più piccolo, H&M mi veste 39. Vi ho tenuto per ultimo il mio ultimo pezzo di questa capsule wardrobe, ma il mio pezzo preferito. Devo ancora indossarlo, ma so già che sarà il mio preferito di tutto l'autunno e inverno. E sto parlando dello stivaletto rosso. No, allora, da notare la linea, quasi perfetta direi, quasi quasi perfetta. È scamosciato, quindi richiederà, ed è rosso, quindi richiederà un'attenzione particolare. È comodo, nel senso che io l'ho messo quando l'ho provato e ci ho camminato poi in casa la sera perché volevo tenermelo al piede per vedere se era comodo o meno. Pare di sì, ma comunque ha il tacco largo, quindi è difficile che sia scomodo, a meno che, ecco, la pianta non sia fatta male, però pare essere fatta bene. Vi dico che è di Stradivarius, ha ancora il cartellino, io ho preso un 39 e costa 29,95 €. Lo trovate anche in cammello, che era bellissimo, infatti credo che andrò, se poi mi trovo bene col rosso, vado a prendermi anche il cammello e il nero. Io uno nero che ho preso l'anno scorso ce l'avevo già, e quindi l'ho preso rosso perché è un punto di colore che non guasta. Bene, siamo arrivati alla fine, questa era la mia capsule wardrobe barra haul autunno-inverno. Giuro e prometto solennemente che se dovessi fare altro shopping lo accumulo e poi ve lo faccio vedere. Nel frattempo io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, scrivetemi sotto se sapete dove devo trovare i pantaloni.